fretta, dice poi te lo dico. Nel frattempo entro in casa e mi fa scrivere il messaggio per questa persona, dicendo, tu ti eri rivolta a me per avere aiuto per tuo figlio, ma tu poi ti sei rivolta a un altro Dio, non ero più io il tuo Dio. Io non sapevo niente di questa cosa. Allora, appena la vedo, gli do questo messaggio. Quando lei l'ha letto, ho detto, Madonna, sì, dice, davvero, ha detto, siccome aveva il figlio che si drogava, e lei si rivolgeva al Signore, no, per avere aiuto. E invece poi, siccome non aveva risposta, evidentemente, dice, e ci eravamo rivolti, dice, a una... Una santona, maghe, una qualcosa. Maga, sì. E quella invece faceva parte poi del maligno, dell'altro, certo, Dio. Certo. E io non sapevo niente di questa cosa, e lei mi disse così. E allora, tutti dopo mi credevano, in poche parole. Cioè, tutti questi messaggi di questa voce che partiva dentro di voi, quando li portavate ai destinatari, i destinatari restavano perplessi, stupiti di come magari questa voce sapeva la loro realtà, la loro, sì, vita, i loro problemi. Ma poi, conoscendomi come persona, che io fin da piccolo sempre al lavoro, mi sono privata di tutto, anche perché non avevo possibilità, persona seria, persona di casa mia, diciamo, è logico, quando io cominciavo a dire così, sì, la gente mi credeva, però restava così, però, inerme. Diciamo, ecco. Vi credeva perché era supportata anche, come dire, dalla verità? Sì, e anche da quello poi dalla che verità. Gli veniva detto tramite lo scritto. Perché il Signore poi dall'inizio ha voluto che io mettessi ogni parola sempre per iscritto. Per iscritto. E allora la Chiesa, nel momento in cui ha sentito le voci, oppure tramite altre persone, la vostra nuova vita, se si può dire, ha provato a contattarvi, a mettersi in contatto con voi? No, perché no, la Chiesa l'ha sentita direttamente da me, le voci, diciamo. Sì. Perché la gente, tutti hanno taciuto, tutti quanti, non lo so, boh. Una cosa strana questa. E niente, cominciò a farmi scrivere tanti fogli grandi, grandi, e mi disse di imbucarli alle suore di Santa Chiara, sì, e dicendo che questi li manda a Dio, di recapitarli al parroco del villaggio, che, sì, allora era Don Franco Sacco. Sì. E dopo un po' di tempo che mi mandava, mi faceva imbucare, io scrivevo in fretta e furia, andavo, correvo e li imbucavo. E dopo un po' di tempo mi disse di andare dal parroco e chiedergli di questi messaggi. E allora io vado bella sicura sicura, pensando, sì, e dissi, dico, scusi, ho detto io a Don Franco, dico, le suore di Santa Chiara le hanno consegnato i messaggi? E lui, no, dice, non mi hanno consegnato niente. Dico, no, perché il Signore, dico, mi ha dettato tante cose che io ho imbucato lì, dicendo di consegnarli a lei. E lui disse, dice, no, a me non mi hanno dato niente. Oh Dio mio, ho detto, e mo come faccio? Dice, no, dice, quando è una cosa, dice, la devi consegnare direttamente a me, non ci devono essere altre persone. Sì. Ah, va bene. Nello stesso tempo, tornando a casa, vado dalle suore di Santa Chiara, busso, entro e le chiedo, dico, scusate, ho detto, io dico, io per tanto tempo ho imbucato tanti messaggi, che, sì, ciò che mi dettava Dio, dicendo che lo dovevate dare al parroco del villaggio. Certo. Dico, dice, no, li abbiamo buttati. Ho detto, oddio mio, dico, e mo come faccio? Dice, beh, glielo spieghi così. Chi si ricorda tutto quello che mi ha fatto scrivere? Quindi anche le suore hanno sollevato diffidenza nei confronti vostri con questi, sì, messaggi. Sì, sì. E niente, allora dico, beh, vabbè, scusate, e me ne sono andata. Me ne sono andata e poi mano a mano ho incominciato. Ma nel frattempo che mi faceva portare... Io già avevo mandato tante cose anche al Vaticano. Vaticano. Senza avere nessuna risposta, vero? Senza risposte. E poi gli dissi io a Don Franco, siccome andavo a portargli messaggi, e gli dissi, dico, ma come mai? Ho detto io, dico, tanto tempo che scrivo al Vaticano e non risponde mai nessuno. E lui mi disse, ma sai quanti ne arrivano? Chissà neanche se li leggono. Anche, giusto. E allora io continuo a portarli a lui, anche se poi mi faceva mandare ugualmente al Vaticano e dopo mi faceva portarli al parroco per, sì, dire, anche se li non leggono, magari qui che personalmente li dovete leggere. Ma senta, ma qualcuno ha pensato che fosse, tra virgolette, lei indemoniata? Forse questo hanno pensato, e con una persona che è molto... Dico, collabora molto in chiesa, che porta determinate persone che sono un po' presi dal maligno, li portano dall'esorcista. E allora venne una sera a casa mia e disse a mio marito,
siccome dovevano andare a Foggia da un esorcista, se volevamo andare anche noi. Quindi hanno proposto anche a voi l'appuntamento con un esorcista? Sì. E lei come si è presentata davanti a questa offerta, diciamo? Sì, io ero piena di speranza che mi ascoltassero, perché... Cioè, quindi lei si è sottoposta volentieri, sì, a questo, sì, esame, sì, ennesimo? Sì, 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 sì. E questo disse a mio marito, dice, devi venire anche tu, siccome mio marito, quando io gli dissi che c'è Dio che mi parla, che mi, sì, chiede queste cose, mio marito non mi ha mai voluto credere, anzi, molto scettico, molto turbato, io lo capisco, l'ho capito, certo. Non è perché, ripeto, sono io la prima a dire che questa è una cosa talmente grande, talmente, insomma, è così. E andammo da questo esorcista, certo. Mi mise una mano sulla testa, io cercavo di spiegare, ho detto, il Signore ha detto che io sono il nuovo Messia. Sì, disse, sai quanti ne vengono? Vabbè, io zitta, disse, mi mise la mano sulla testa e poi disse, vabbè, puoi andare. Mi fece andare nella chiesa dove poi facevano il rito esorcista e stettimo là. E questa persona che mi aveva accompagnato dice, non so se tu puoi restare. E lei andò a chiedere al sacerdote, dice, può restare in chiesa ad assistere? Disse, sì, per restare può restare, ha detto, però se per caso sente qualche fenomeno, che esca subito dalla chiesa. E allora ci mettemmo tutti lì in giro, tutti quelli che eravamo andati con la corona in mano a dire preghiere, e intanto il sacerdote faceva l'esorcismo a queste persone. E io bella tranquilla stavo lì a dire. Ci avete sempre conservato la vostra tranquillità, la vostra, sì, calma, la vostra, sì, freddezza anche. Sì, sì, perché ero eravate talmente sicura di tutto, certo, quello che vi stava capitando. Certo, perché mi aveva spiegato Dio stesso cos'era anche il maligno. Sì. E chi era. E insomma, e stettimo là. Poi alla fine invece questi altri che erano venuti insieme a me, tutti impressionati, tutti. E poi alla fine mi dissero, dice, noi avevamo paura per te, dice, invece tu sei stata bella, tranquilla. E perché io so, ho detto, chi c'è. Quindi dentro. Diciamo che, tra virgolette, questo esame l'avete superato brillantemente, che quindi, sì, non c'è stata nessuna, sì, forma, tra virgolette, ancora, di demonio dentro di voi. No. In tutti questi anni, signora, questi messaggi, tutto questo cercare sempre voi dentro voi stesse, che cosa vi hanno insegnato? No, me non è che il cercare verso me stessa, no, non ho cercato verso me stessa. Era Dio che mi chiedeva di scrivere queste cose e di farle sapere alla Chiesa. Mi ha mandato sempre alla Chiesa facendole sapere sempre cose più importanti, sempre più importanti, sempre più importanti. Se c'era qualche cosa un po' più delicata, io la davo solo al sacerdote e poi la tenevo in segreto. Ma vi siete sentita considerata magari in esempio anche dal parroco della parrocchia del paese? No, a no. Vedere come forma di coso, non lo so, mi vedevo come se dessi fastidio. Certo, una forma di fastidio nei confronti loro, perché magari forse pensavate, sì, che foste una che persona mi volevo intrufolare che qualcosa, sì, mentre invece io no, facevo, anzi per me era un sacrificio dover portare questi messaggi, vedere che non sapendo se facevo bene, se facevo male, però le cose che mandava a dire erano belle. Certo. Anche bene per loro. Quindi vi hanno guardato con diffidenza, anzi forse magari, sì, anche per con tanto fastidio, tempo non mi davano fastidio. Certe volte mi faceva delle sparate, magari basta con queste. E però io poi chiedevo perdono, dicevo, perdonatemi, dicevo io, se sto facendo una cosa sbagliata. Ma è Dio che vuole questo. E io non posso rifiutarmi di ubbidire a Dio. Vi sentivate e vi sentite tuttora messaggera di questa voce interna, sì, che vi dice quello Dio, che dovete fare. Dio dice, nel momento che arriverai, dall'inizio ha detto così, dal momento che arriverai al Vaticano, ti prometto che salverò il mondo, esorcizzerò tutto il mondo perché toglierò il maligno dal mondo, tutti i mali passeranno, non si dovrà più morire. Quello che c'è scritto nelle Sacre Scritture. La gente, quando ha saputo di questa vostra forte vocazione, di questo vostro modo
grande di trasmettere questa voce interna che avevate per esternarla all'esterno, è venuto a trovarvi, a chiedere, magari a chiedere anche aiuto, per dire c'ho un problema, c'ho una persona in casa che è malata, interferisci fra te questa voce interna? Sì, che ti... sì, qualcuno è venuto, però io gli ho detto subito chiaramente, ho detto mi dispiace, il Signore ha detto che non farà nessun miracolo se io non arrivo al Vaticano. Nel momento che arriverò al Vaticano, allora ci penserà Lui, farà tante grazie per tutti quanti, perché sì, per sì. Dio non siamo figli e figliastri. Eh sì, perché in questo contesto alcune volte si innescano dei meccanismi che magari portano sempre a ragioni economiche, no? C'è di gente che è debole, che magari in un momento cerca un appiglio o qualche cosa di più forte, certo, tutti, per sentirsi più speranzosa. Quindi nel caso vostro questi contatti ci sono stati, però voi avete detto chiaro e tondo che non c'era nessun motivo, nessuna ragione di interessamento vostro su questo caso. Ai giorni nostri come siamo messi, signora? E in che senso? Nei messaggi, nell'opera che state portando avanti. Io per 19 anni sempre, tanti telegrammi al Vaticano, perché il Signore mi diceva quello che c'era nelle scritture prima di andare in chiesa, sì, me lo faceva scrivere, e poi quando andavo in chiesa sentivo che c'era quel Vangelo, e poi mi faceva correre subito alla posta a fare il telegramma con delle parole sue, che potevano capire loro. Ma che comunque non vi rispondevano mai? No, non hanno mai risposto. Solo una volta mi risposero, che disse la parola di Dio fatta carne, che sia copiose grazie, una cosa così. Che io non capivo manco cos'era copiose, perché io non... Sì, 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 sì. Quindi dopo vi usavate, cioè, vi dava anche dei vocaboli, degli aggettivi che erano talmente nuovi. Sì, a volte quando scrivevo dei messaggi mi diceva delle parole che io non capivo bene il significato, perché io non sono istruita, ho sempre lavorato tanto fin da piccola, alla scuola sono andata fino alla terza. Le persone che sono state vicino a voi, il marito, i figli, no? In tutto questo tragitto, in questi quasi 20 anni, hanno visto alcune fasi vostre di questa vocazione? Cioè all'inizio magari erano diffidenti, poi dopo hanno preso atto di questa situazione con convinzione o sempre con il punto interrogativo? No, tutti nemici in casa. Anche tuttora? Sì. Tuttora, cioè non c'è una forma di comprensione? Appena io nomino Dio, subito chissà quante maledizioni che arrivano a Dio, e allora sono costretta a non neanche nominarlo. Signora, questa è un'intervista che è durata quasi mezz'ora. L'ultima domanda che vi faccio è questa: continuerete ancora ad esternare fuori questa voce che vi dice di fare quello che vuole? Io Dio non l'abbandonerò mai, a costo di morire. Sì. Anche se mi costa talmente tanto sacrificio, perché tante cose ho dovuto fare di nascosto, perché non ho voluto abbandonare Dio, anche perché con questa promessa, perché tutti questi mali che ci sono, se io non arrivo al Vaticano, purtroppo il mondo continuerà a andare sempre peggio. Quindi il motivo importante di questa vostra, tra virgolette, missione sarebbe arrivare al Vaticano, che il Vaticano riceva o il Papa vi riceva. Sì. Ma non è che sono io che voglio andare, perché io me ne starei tranquillamente nella mia casa. Perché sembrerebbe così strano. Ma se non si conclude questo, non lo so, questo quindi, che vuole dire. L'ambasciatrice sì, che ha scelto la voce dentro di voi è questa, devi andare al Vaticano. Sì, perché ha bisogno di parlare col Vaticano, di spiegarle tante cose che non ha mai potuto dire nelle Sacre Scritture, che già ci sono sempre state. Quindi il Vaticano ancora non risponde. Anche se il Santo Padre, diciamo, ascolta, c'è lo Spirito Santo che gli parla, però dice che non capisce perfettamente tutto ciò che Dio vuole dire. E Dio ha bisogno di spiegare tante cose per il bene della Chiesa e per il bene del mondo e di tutti i suoi figli. Lei è speranzosa su questo? Cioè crede che alla fine arriverà nell'obiettivo finale? Io spero, perché mi ha guidato fino a qui. Certo. Ora vedremo, non lo so, se lui vorrà. Vabbè. Grazie signora. Grazie a voi.